CIGEP 2020, ci troviamo allo stand della Open SPA, un'azienda parmigiana che oggi è rappresentata dalla dottoressa Elena Binacchi. Buongiorno Elena e benvenuta sugli schermi di OrecaTV.it. Buongiorno Fabio, grazie per il tuo intervento e per questa sorpresa che mi hai fatto. Noi siamo un'azienda di Parma, abbiamo circa 45 anni di esperienza nel settore del packaging e siamo molto esperti nel packaging, nel senso che facciamo tutto su misura e quindi diamo la possibilità al cliente di farci delle richieste ben specifiche e poter dargli un servizio completo. Mio padre è fondatore dell'azienda assieme a mia madre, abbiamo incominciato nel settore della pasta, siamo passati a quello delle caramelle e poi ci siamo focalizzati molto nel mondo del caffè. Non solo, ovviamente, lavoriamo anche nel settore del tè, del cioccolato, del latte, tutto quello che è solubile e polvere. Perché qui a CIGEP 2020? Siamo venuti qui al CIGEP perché volevamo avere una presenza, volevamo ovviamente andare a parlare con tutti quelli che sono potenziali clienti e nostri clienti e cominciare a proporre quelli che sono le nostre novità. Novità che abbiamo già proposto all'oste e che stiamo riproponendo qui al CIGEP. Attualmente stiamo proponendo un sacchetto con il tappo, è un sacchetto salvaroma che poi vi mostrerò nelle immagini a seguire. Si può prestare per più soluzioni, quindi non solo caffè in grani o macinato, ma anche per tutto quello che è il solubile o addirittura per la zona pasticceria. È un sacchetto che è molto richiesto ultimamente. E diciamo che per essere in linea con la sostenibilità può essere riutilizzato come contenitore, una volta lavato naturalmente, per essere appunto utilizzato come contenitore per dei liquidi, dei solidi, delle polveri. Assolutamente, infatti questo sacchetto è nato proprio per questo, perché lo apri e lo chiudi, non c'è più bisogno di dover tagliare con la forbice, non c'è più bisogno di mettere un elastico, di mettere un adesivo, è richiudibile e mantiene sempre l'aroma anche tramite la valvola e quindi è riutilizzabile. Ma inoltre in questo periodo storico, come ben sapete, si parla molto di riciclabilità e di compostabilità. È un settore a cui noi stiamo lavorando già da parecchi anni, ancor prima che questo sia venuto di moda. Infatti già 10 anni fa incominciamo a costruire i primi impianti per una capsula fatta in mais. Quindi noi siamo già molto avanti su questo, non è un problema per noi lavorare qualunque tipo di capsula. Inoltre, non da meno, facciamo anche la Nespresso Pro, che non tutti fanno. Siamo stati i primi a realizzare la capsula Nespresso Pro che ha fatto la Nespresso. Elena, per chiunque si trovi dall'altra parte, sta guardando questa intervista, non ha avuto modo di visitare il Salone Internazionale del Gelato e della Pasticceria qui a Rimini o magari non è riuscito a passare presso il vostro stand, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile richiedere maggiori informazioni senza alcun impegno? Certo, il nostro indirizzo è info@opem.it. Elena, grazie per la disponibilità. Grazie a te Fabio, gentilissimo. Grazie.